Buongiorno e benvenuti al mio canale. Oggi vedremo un altro strumento di intelligenza artificiale che funziona in questo modo. Noi carichiamo una o più immagini di riferimento, questa è appunto la faccia di riferimento, per contestualizzare questa persona in varie ambientazioni. Come vedete, questa è l'immagine di riferimento e queste sono le varie ambientazioni. Questo è insieme a un drago, quest'altro in un giardino, eccetera, eccetera. Qui ci sono tutte le informazioni su questo strumento che si chiama Photomaker e sempre comunque su GitHub, quindi significa che è open source. Qui sono le varie istruzioni, questo è il metodo che viene utilizzato, questa è la ricontestualizzazione, qui sono le immagini di input e i risultati. Qui sono dei personaggi conosciuti, questo è Alan Turing, se non sapete chi è, andate a cercarlo su Wikipedia perché merita di conoscerlo per coloro che sono interessati alla informatica. Questo è naturalmente l'autoritratto di Van Gogh e qui naturalmente uno può dare un'occhiata, ma quello che conta è provare questo strumento. Per provare questo strumento si scende in basso, si va qui su Demo, ci si clicca sopra per aprire in un'altra pagina. Io ci ho cliccato sopra con la rotellina e quindi ho aperto lo strumento Automaker in un'altra pagina. E qui naturalmente funziona come tutti gli strumenti di questo genere, cioè si carica l'immagine di un volto e si deve inserire un prompt per appunto contestualizzare questo volto in una certa situazione. Qui sono le istruzioni. Quando si inserisce un prompt di testo, bisogna essere sicuri che ci sia la parola IMG, immagine. Quindi si mette per esempio man in me IMG, cioè un'immagine di un uomo, oppure woman IMG, immagine di una donna, oppure girl IMG, probabilmente si metterà probabilmente anche boy IMG, oppure child IMG, eccetera, eccetera. Poi si sceglie il template, se non lo può scegliere, oppure si può scegliere lo stile. Qui lo stile, vedete, di default è quello fotografico, è quello più interessante, però ci sono anche altri stili, cinematografico, personaggi di Disney, arte digitale, arte fantasy, libro di fumetti, eccetera, eccetera. Proviamo la prima creazione con appunto un'immagine. Innanzitutto carichiamo l'immagine. Io me ne sono preparato tre immagini. Cominciamo con l'immagine di una ragazza, la carichiamo, lasciamo lo stile fotografico e qui bisogna mettere il prompt. Come vedete, il prompt può essere anche lungo, molto lungo. Io magari mi limito a un prompt più corto. Naturalmente prompt è meglio, come vedete c'è proprio e photo of e man, woman e imagine. IMG bisogna mettere. Quindi, ecco qua, e photo of a girl IMG che sta correndo sulla spiaggia con un abito blu chiaro, celeste praticamente, con il mare che ha nello sfondo delle onde alte. Quindi si va su submit. Per appunto generare le immagini qua sulla destra sta processando, non è che ci voglia poi tanto. Come vedete qui sono previsti 46,9 secondi, quindi una durata assolutamente accettabile. Vedete, sono 50 passaggi per arrivare a questa realizzazione. Ecco qua, questa è l'immagine e questa è la ragazza che ha lo stesso volto, che sta correndo in una spiaggia, vedete, con il mare mosso alle spalle. Chiaramente queste immagini si possono scaricare, ci si clicca sopra, destro il mouse, salva immagine con nome e viene scaricata in PNG. Non so se si può cambiare anche il formato, ma si può scaricare in PNG come si può scaricare questa immagine, destro il mouse, salva immagine con nome, chiamiamola immagine 1, anche questa va bene, poi uno li può cambiare il nome dopo e la salviamo. Proviamo a trovare invece adesso un'altra realizzazione. Ricarichiamo tutto e adesso proviamo con l'immagine che so di un uomo. Quindi carichiamo l'immagine di un uomo. Ecco qua. Come prompt lasciamo sempre quello fotografico e naturalmente mettiamoci come stile, scusate, lasciamo quello fotografico. Come prompt una foto di un uomo in IMG, questo va ammesso, se no non capiscono, che sta indossando un'armatura medievale. Mentre sta parlando con uno smartphone, si va su Submit e anche qui si attende. Essendo un'applicazione open source, delle volte chiaramente c'è un po' di coda e bisognerebbe aspettare, ovviamente.
Vediamo il risultato. Ecco qua, questo è il risultato. Questo non ce l'ha lo smartphone, questo però ce l'ha. Si può quindi scaricare, vedete. Una in armatura medievale con lo smartphone. Salva l'immagine con nome. Questo si chiamerà immagine 2. Lasciamo perdere immagine 2, si va su salvo. Chiaramente si può cambiare stile e si può scegliere per esempio comic book, vale a dire uno stile fumetto. Vediamo se la GPU me la prende, perché può darsi che non lo prenda. Vediamo, sta prendendo. Beh, come vedete lo stile fumetto è completamente diverso, anche se il volto magari non è proprio simile. Qui c'è la seconda, qui c'è la prima. Si può però scaricare il resto del mouse, salva immagine con nome. Sarà immagine 3 stavolta, ce l'ho su salva, si può scaricare anche quest'altra, salva immagine con nome. Come vedete lo stile è completamente diverso in stile fumetto o stile cartoon se volete. E adesso facciamo l'ultima prova, quello con una donna, quindi ricarichiamo qua, potevo anche eliminare, comunque va bene lo stesso, carichiamo l'immagine di una donna, questa qua, che poi non è proprio una donna, è più una ragazza che una donna. Dunque l'immagine, come vedete, deve avere la faccia in primo piano, cioè la faccia deve occupare la maggioranza dell'immagine. Quindi questa va bene, vedete, la faccia prende gran parte dell'immagine stessa. Come prompt, ho provato questo, una foto di una donna, image bisogna aggiungerlo sempre, con un vestito da sera blu che sta camminando lungo i grattacieli di Tokyo. Andiamo su Submit, come vedete ogni realizzazione è di 50 passi, è formata da 50 passi, ecco qua. Come vedete il volto, io non ve l'ho detto, ma il volto è molto simile. Scarichiamo, adesso del mouse salva immagine con nome, questa sarà immagine 5, poi quest'altra salva immagine con nome e sarà immagine 6. Si può vedere, specialmente a questa immagine qua, immagine 6 e l'immagine iniziale, guardate. Effettivamente è lei, quindi viene personalizzato un volto inserendolo in un contesto che è scelto dal prompt. Come vedete, lo stile dello sfondo dei grattacieli è stile sfocato, come credo si chiami bokeh. E questa è Photomaker, eccolo qua, che è su GitHub, a questa pagina web. Io ve la linkerò nelle informazioni sotto il video. Poi si va su Demo per aprire questa pagina qua e utilizzare questo strumento. Naturalmente uno può anche andare su Paper per leggersi tutte le informazioni su questo strumento, su Code per il codice e poi su altre cose. Chiaramente può anche dare uno sguardo alle realizzazioni che sono state fatte. Ovviamente io ho messo solo dei prompt piuttosto corti, ma si poteva, che so, andare su ChatGPT. Proviamo. Andiamo su ChatGPT, ecco qua, crea un prompt di una donna vestita con abito lungo rosso, mettiamo, in un prato fiorito e poi traducilo in inglese. Ecco qua, l'ha tradotto in inglese e quindi io lo copio, poi lo modifico un po', qui ricarico, carico la donna, qui metto il prompt, invece di image metto foto. Of e human, poi metto img perché se no non capisce. Lascio sempre lo stile fotografico. Vado su submit. L'aggiunta è che il cielo è limpido, il sole illumina la scena creando un'atmosfera magica e incantata. La donna sorride leggermente con un'espressione di serenità e gioia. Vediamo poi il risultato. Ecco qua, come vedete, è proprio lei. Clicco sopra. E la scarico, salva immagine con nome, questa è l'immagine 7, salva immagine con nome, questa è l'immagine 8, come vedete, è proprio i lineamenti sono gli stessi di questa immagine che ho caricato. Qui in basso ci sono altre opzioni che magari io non sto a fare, però ci sono degli esempi. Per esempio, qui si caricano delle immagini, però si caricano fino a 4 immagini, questo è Scarlett, probabilmente Scarlett Johansson, 4 immagini, e qui con prompt. Come vedete, una foto per Instagram, un ritratto di una donna, e qui c'è sempre immagini. Clicco qua e quindi automaticamente vengono caricate le foto di Scarlett Johansson, qui con il prompt, e
vediamo su Submit che cosa succede. Si possono caricare anche più immagini. E questa è una specie di demo di quello che si può fare con, non solo con un'immagine, ma con più immagini. Naturalmente basta una immagine, vedete, un'immagine è ok, però più è meglio. Ecco qua, questo è il risultato che può essere scaricato. Salva immagine con nome. C'è un'altra demo, questo qua, Newton. Questo credevo fosse Olivia Newton, invece questo è Isaac Newton, famoso scienziato inglese che ha scoperto appunto la gravità, la legge della gravità, e come prompt è questo, sci-fi, close up, portrait, eccetera, eccetera, e vediamo su Submit che cosa crea. Ecco qua, vedete il risultato. Povero Newton, guardate come l'hanno ridotto, chiaramente si può scaricare. Testo del mouse, salva immagine con nome, salva, si clicca qui, salva immagine con nome e sì, salva anche questo. E questo è veramente tutto su questo Photomaker, completamente gratuito, anche divertente e serve per personalizzare un volto inserendo in un contesto completamente diverso. Inserendo naturalmente il prompt, ricordarsi di Imagine, come vedete anche qui c'è IMG, questo va messo, se no non funziona. E ricordarsi anche di scegliere lo stile, qui c'è no style, ma chiaramente si può mettere poi lo stile che ci pare. E questo è veramente tutto, alla prossima volta.